Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Skull, The Hero Slayer. E praticamente questo è un gioco dove interpreteremo una sorta di esercito reale, insomma, che andrà pronto ad andare a salvare il proprio re. E il gioco lo si trova su Steam, costa 14,99, non ha ancora l'italiano, quello non so dirvi se poi in futuro lo avrà, è in Early Access, lo sto giocando attualmente con il pad, lo andiamo un pochino a esplorare insieme. Vi dico subito, tasto salto pad della Xbox One, quindi la A è il salto, il tasto B è la scivolata e al momento abbiamo questi. Oh, Little Bone? Qui si chiama, ok, sei salvo, non puoi muoverti, premi A per saltare, come on. Ok, andiamo, ho capito, ma non posso saltare. Ah, doppio salto, bene, questo è male, gli umani hanno portato via la sua maestà e i senatori, quei dannati umani, maledetti umani, vabbè, non andiamo ad attaccare, insomma. Questa è l'osso della mia gamba. Ah, ok. Puoi attaccare con X. Ok. Non penso che ci manchi molto tempo. Dobbiamo salvare Sua Maestà e i senatori. E i suoi senatori. Vabbè, andiamo avanti. Puoi saltare giù premendo in giù e A, come tutti i classici giochi. Y per entrare. Allora, a me, vi dico onestamente, questi giochi un po' alla Dead Cells mi fanno molto piacere. E andremo a esplorare un pochino le meccaniche. Per favore, salva la strega. Vabbè, saltiamo, salviamo la strega. Skull, sei sopravvissuto all'attacco. Quelle barre di metallo erano forti abbastanza per sigillare il mio mana. Carleon deve avere davvero degli ottimi maghi. La guardia scheletrica è passata di qui non molto tempo fa, gli ho detto di andare a salvare prima il demone, il re dei demoni prima. Praticamente noi siamo dalla parte opposta dei cattivi, dove gli umani ci hanno rapito il re. Va bene. Andiamo. Ah, praticamente è un gatto, è diventata un gatto questa. Va bene. Entriamo, andiamo avanti. E questo? Mio, la guardia, il capitano guardia, che è successo? Lady Witch, sei salva. Vedo, piccolo ossa, l'hai salvata. Deve essere il primo combattimento umano. L'hai svolto veramente bene. Va bene. Sono rimasto l'ultimo della guarnigione degli scheletri. Gli ogri. Va bene, hanno preso tutti, va bene. Saltiamo, andiamo avanti, dai, ci facciamo un po' di avventura. Abbiamo messo via la testa, si è cambiato la testa, è diventato un po' più aggressivo, abbiamo guadagnato un po' più di vita. E abbiamo anche delle abilità adesso, che è questa, figata. Che spettacolo. È tutto qua, si entra nei portali, si va avanti così. Ok, allora praticamente questo fa questo attacco qui e poi passa di là. Va bene, guarda uno dei nostri ogri, sta di fronte al castello. Ehi, qui. Ok, e poi fa questo passaggio qua. Non possiamo ancora lanciare. Ok, possiamo lanciare questo. Diciamo che ce la stiamo facendo abbastanza agilmente. Perfetto. Beh, stanno tutti stesi così. Deve essere uno di quegli ogri del capitano della guardia che il capitano ci ha raccontato in pratica. Posso sentire un'incredibile energia in quella pietra nera. Non so come i nostri ogri possano aver perso la mente. Vabbè, e quindi... Aha. Vabbè, ci sta dicendo che siamo della feccia, siamo inutili in pratica. Abbiamo scoperto il perché erano posseduti i nostri ogri.
Ah, siamo morti, siamo ripartiti da capo. Ehi, Skull, sei sveglio? Cosa significa? Che cosa vuoi dire? Mi hai già visto? Non è normale per un non morto, ma quello che hai visto deve essere stato un sogno. Ascoltami attentamente. Ma praticamente abbiamo sognato tutto. Ascoltami attentamente, ma parla. Gli umani in Carleon sono nel mezzo di una guerra civile. E noi siamo stati presi di sorpresa quando loro hanno attaccato. Con l'attacco inaspettato di Carleon, il ritorno del primo eroe ritirato in pratica, e il misterioso quarzo oscuro, qualcosa è successo in pratica. Vabbè, io traduco al volo così poi dovrei in realtà studiarmelo meglio. Ho mandato una grande meteora sul castello di Carleon giusto ora, ma ho bisogno di recuperare forza dai miei dolori, dai miei infortuni. Devo chiederti di salvare Sua Maestà. Va bene. Vai, salva Sua Maestà, i senatori e gli altri della nostra razza. Trova il perché improvvisamente gli umani vogliano distruggerci. Prendi questo, è una pergamena. Ok, segnalata. È una scrolla, è una pergamena imbevuta di magia dimensionale. Puoi usarla per le cose che trovi nel tuo viaggio. Premi il tasto, quello che è ipoteticamente lo start. Ora vai e torna. Ah, interessante. Possiamo cambiare la testa, il teschio in pratica. Quintessenza, gli item che troviamo e vedere anche gli attacchi. Ok, abbiamo LT che è questo. Ma torna indietro dopo. Ah no, dobbiamo andare a riprendercela. Ok, e questo invece? LT che cosa fa? Niente. Io la lancio. Ah, posso andare a riprenderla. Ah, ok, non è un vero e proprio attacco quindi. Va bene. Mo' dove andiamo? Vabbè, qua siamo nella sala del trono dove lei non c'è più. Dobbiamo andare di qua. Sì, senza portali. E saltiamo giù. Ok. Il profondo bosco. Non mi piacciono molto sti portali così, ma che spezzano un pochino secondo me, però vediamo se ce la facciamo. Non abbiamo molto su cui agire ora. Voglio mondo. Ok, ho fatto saltare tutto in aria. Quelli lì sono imbevuti di magia magica, quindi dovrò eliminarli uno alla volta. Ok, uno è andato, facciamo fuori anche l'altro. Una bomba! Che mi pare non faccia male a me. Però adesso ci sono sti affari qui che evocano queste cose bastardissime, che sono delle bacce che mi fanno male. Sono tipo degli ent questi, non lo so. Sono quasi morto, tra l'altro. Devo distruggere questa cosa maledetta qui. Oh, l'ho distrutto finalmente, però sono quasi morto. Aia, siete dei maledetti voi. Scusate, adesso io. Aia, 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 aia. Non c'è possibilità di curarsi in qualche modo, prendere qualcosa? No. Vabbè, questo apre il menu, che sarebbe il vecchio Select. Io continuo a chiamarlo così, ma in realtà non lo è. Lì è chiuso, dobbiamo andare a. Ok, qua è morto. Possiamo andare avanti fregandocene di tutto e tutti? No, non si può, ma lì continuano a moltiplicarsi, quindi dobbiamo andare con circospezione. Uno è andato. Uiuiui, vedete che poi compare sottoterra, sotto il nostro terreno. Oh, fantastico, abbiamo eliminato tutti. Credo si possa andare avanti adesso. Sì, check. Ok, abbiamo due vie. Vi dirò che tra le due preferisco questa che quel verdino lì velenoso. Scusi?
Vabbè, se la faccia da solo. Lì sotto non si può andare. Scusate, ma adesso io. Ok. E lì sotto io non ci vado. Scusate, adesso voglio provare l'abilità. Ok. Ecco, non è stata una grande idea. Eccolo lì. E scopriremo subito che cosa ci succede. Abbiamo giocato 5 minuti, siamo morti una volta. Abbiamo ucciso 12 nemici. Abbiamo guadagnato 4 quarzi oscuri. Causa della morte, quel tizio lì. Va bene, X ritorna al castello e si ricomincia. Ma vi dirò, è una copia di Dead Cells per quanto riguarda alcune cose. Poi qua si possono andare a spendere i cristalli che al momento non abbiamo per prendere nuove abilità che ci resteranno. Lo trovo rispetto a Dead Cells un pochino più immediato, cioè più chiaro da capire. Cioè ti do i cristalli, ti do quell'albero di abilità lì e lo prendi e fine. Che cos'è questo? Perché è pieno di tesori qua? Entriamo qui, vediamo. Ah, c'è un boss qui. Ah, praticamente io lancio il teschio, ma il teschio rimbalza. Quindi praticamente non mi va oltre. Questo tizio qui è un boss. Lancio. Mannaggia. Ah, forse ce la facciamo, forse ce la facciamo, forse ce la facciamo, forse ce la facciamo. Aia. Ok, il boss è andato. E lei, scusi? Posso darle una mano? Che fa? Sì, vabbè. Sti qua fanno la nube, basta stargli fuori e non c'è problema. Ok, pratica superata anche in questo caso. Vedete in basso a destra la mappa con i nemici e soprattutto le monete accumulate e i cristalli accumulati. Lì ci sono umani. Gli umani mi sembrano abbastanza fragilini da abbattere. Uiuiui, questo qua è un mago. Vabbè, c'è un forziere. Let's check. Allora, ok, l'armatura del guerriero. Evoca una barriera ogni 20 secondi per... Vabbè, prendiamola. Ah, interessante. Cioè, praticamente... Scusa, item. Ma posso metterlo lì? No? C'è un modo per evocarlo? No. È evidente di no. Boh. Vabbè, qua ci dà due entrate. Questi sono dei manichini che gli umani usano. Ah, e si evoca quando capita. Ok. Entriamo ancora qua perché non mi sembra uguale a prima. Perdoni, eh. Adesso facciamo una cosa, lancio questo, arrivo di là. Ah, gli ho fatto male perché gli ho fatto finire addosso la mia testa. Però poi sono sopravvissuto. Ah, ok, questo qua evoca quelle cose fastidiosissime lì. Quindi vediamo di non morire, perché è quello che ci ha ucciso prima. Ok, non c'è modo di interrompere. Non c'è modo di interrompergli l'attacco. Dottore, ho modo per curarmi. Forse qua. Questo è molto male. Che mi sa che gli dà forza ai tizi sotto. Che poi, teoricamente, dovrei fare una cosa di questo tipo. Boom! Uiuiui. Aia. Riesco a sfruttare forse questo... hitbox così. Uiuiui, sono finito in mezzo quando il mago stava castando l'incantesimo. Aia, e mi sa che sono morto. Però non demordo perché sono forte della mia armatura che scatta ogni tot secondi e ne abbiamo quasi ucciso uno. Ok, quello è andato. Abbiamo preso un cristallo. No, ne abbiamo preso più di uno perché siamo a... Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, un po' d'oro, 11 cristalli, qua non c'è modo di... Vediamo, speriamo di tenerceli. Siamo quasi morti però, eh. Vorrei sottolineare la cosa, lancio questo. Ho capito, ragazzi, ma stiamo scherzando qua. Scusate.
Ok, questo è stato un bel colpo perché ho fatto saltare. Lui ha fatto saltare il barile. Ok. Ui ai 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 ai. Quello lì è un. Adesso scopriremo se. Ok, no, l'esplosivo in teoria non ci fa nulla. Si può uccidere questo? No. Ui 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 ui. Ok. Bisogna fare attenzione perché quelli lì lanciano il. Io continuo a usare la mia testa. Faccio questo tipo d'attacco qui. Cioè sto sopravvivendo con uno sputo di vita. Ok, uno è andato. Gli evoco le spalle. Perfetto, mamma mia. Allora, sti due qua mi piacciono poco. Però sono quelli che fanno la nube. Quindi non fanno grosse cose. E questi qua però danno un pochino più fastidio. Lancio quello, ritorno là. Vado qui. È tutto chiuso. Lancio quello. Lancio l'altro più avanti. Finisco di qua. Do due botte ancora a questo. Lancio il coso. Vado di qua. Scusate signori, ho la protezione magica. Scusate, ma... Ok. Molto bene. Cioè, recuperare vita non c'è modo, eh. Però, intanto, me la sto cavicchiando. Lancio questo. Faccio male. Molto male. Molto bene. Va bene. Non abbiamo finito ancora. Sì, dobbiamo prendere il tesoro. Che sono soldi, tanti soldi. C'è ancora sotto qualcosa, perché vedo dei pallini rossi. Sì, sono questi. No, magari servono a qualcosa. Io adesso li colpisco. Ma non credo si eliminino. Ok. Entriamo nel verde questa volta. Così vediamo quanto riusciamo ad andare avanti. Ok. Avevamo recuperato della vita. Ok, sentite il click click del pad. Preferito giocarlo col pad questo perché questi generi giochi rendono bene con il pad. Allora, scusate che ho un problemino. Ok, questo mi piace niente. Stiamo andando che discretamente bene. Oddio, un boss. Ah, il boss di prima. Mamma mia quanto... no, qua se ce la faccio... È abbastanza improbabile farcela qua. Lancio quello, finisco di là, sopra direttamente sopra di lui. Ok, via. Via anche a te. Ok. Quello evoca l'affare lì. Adesso lancio la mia testa, compaio davanti, due colpi, è andato. Adesso ci concentriamo sul boss, abbiamo quasi finito la vita, ma... no, siamo morti. Sarebbe servita più accortezza. Ritorno al castello. Al castello dovrebbe averci tenuto, infatti i cristalli ci rimangono sempre. Parla. Ah... Sono più vecchio di quello che sembro. Come mi prendo cura della mia pelle? Perché lo chiedi? Allora, possiamo aggiungere dei tratti, appunto, come dicevamo. Marrow Transplant aumenta l'attacco magico di 10. No. Tick Bone attacca... Ah, ok. E accelera il cooldown. No, voglio... È tutto qua. Voglio prendere più danno fisico. Ok. Quindi ho aumentato 4%. E così si va avanti. Non mi sembrano tantissime, però ricordiamo che è sempre un early access. Quindi, talk. Allora, io lo trovo carino per il fatto che comunque si sta, da quello che ho capito, interpretando il male rispetto ai soliti canoni in cui siamo i buoni contro gli scheletri. Siamo proprio gli scheletri che dobbiamo attaccare gli umani.
È chiaramente ispirato a un Dead Cells e a tutta quella che è la meccanica roguelike, non solo di Dead Cells. Bisognerà vedere, secondo me, come lo porteranno avanti, perché è un early access, quindi i contenuti possono solo che arrivare. Avrei preferito, poi magari andando avanti si troveranno oggetti più interessanti dell'armatura che ho trovato. Sicuramente è un gioco interessante, non costa tanto, costa 15 euro e per gli appassionati di roguelike è sicuramente un bel gioco. Mi sembra che il mondo sia sempre più o meno lo stesso, perché entrando qua ci troviamo sempre qui, sì. Il mondo mi sembra quello, che può essere una nota di vantaggio perché alla fine il mondo è quello, ce lo rigiochiamo ogni volta ma con qualche vantaggio in più, come in questo caso il danno che facciamo in più. Quindi niente ragazzi, questo era Skull dei Hero Slayer, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti come al solito e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!